Ben ritrovati amici con Amici Granata, numero prenatalizio ma sotto l'albero, almeno per il momento non ci sono certo buone notizie per la Salernitana, mancano pochi giorni alla deadline del 31 di dicembre, termine ultimo a questo punto, a quanto pare almeno, spostabile in avanti, secondo quello che ha detto solo martedì scorso il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ne parleremo con i nostri ospiti, Jacopo Leone, ciao Jacopo, bentornato, e Ciro Romano, avvocato di comprovata fede granata, appena reduce dalla trasferta di Udine, dove invece non sei andato, però insomma avresti voluto esserci, ma la Salernitana non è andata ad Udine causa Covid e anche Ciro quindi è rimasto a Salerno. Però insomma piove sul bagnato, Jacopo, perché dal campo alla società, settimana orribile, insomma quasi un segno del destino che ci si sia fermati martedì alla vigilia, anzi lunedì, la gara di Udine, quando poi martedì è arrivata anche diciamo così la conferma dal Consiglio federale che non ci sarebbe stata nessun'altra proroga, almeno questo ci hanno detto martedì, vedremo poi dopo il 31 se la linea sarà confermata. È stata una bella inizio settimana, diciamo, perché guarda, sembra veramente piovere sul bagnato, giorno dopo giorno purtroppo siamo sempre con questa ansia, andiamo a spulciare il telefono, vedere se c'è qualche notizia in più, ed è un peccato perché purtroppo noi tifosi della Salernitana viviamo questa situazione oramai da 20 anni, volta per volta, anno dopo anno, situazioni diverse, ma poi alla fine di concreto si gioca sempre sul tifo, su chi veramente ci mette anima e corpo nel seguire questa squadra, e diventa veramente devastante. Ciro, un Natale così insomma non si augurerebbe neanche al peggior nemico calcistico, insomma lo viviamo qui a Salerno. Tornando indietro, riavvolgendo il nastro, qualcuno potrebbe dire era uno scenario anche immaginabile a giugno, qualcun altro dice di no, che insomma invece questi 6 mesi insomma si era convinti che qualcosa avrebbero riservato sul fronte cessione. Tu tra chi di questi ti metti, insomma tra chi diceva insomma me l'aspettavo, tra chi diceva non me l'aspettavo a questo punto di essere ancora così? Ma adesso giocare a chi ha indovinato mi pare lasci il tempo che trova. Personalmente ero convinto che si arrivasse a fine dicembre, ma che poi alla fine avrebbero trovato la soluzione una volta aver munto la vacca quanto più possibile. Di fatto sostanzialmente è una commedia del peggior ordine, nell'ambito della quale va in scena anche lo psicodramma dei tifosi della Salernitana. Guarda, io per la mia attività professionale, ma anche per i miei trascorsi, conosco gente che frequenta le curve di mezza Italia, in nessuna delle quali l'urlo di dolore espresso dai tifosi della Salernitana contro l'Inter è rimasto inascoltato ed ha lasciato indifferenti. È arrivata anche in Romania, insomma, anche i tifosi della Victoria. Io però per quanto uno striscione a Bari ieri, mi pare, per quanto è possibile la mia facoltà di esprimere la mia opinione, la mia personalissima opinione, comprendo benissimo il punto di vista della curva dell'altra sera, cioè meglio farla finita qui che procrastinare l'agonia, capisco benissimo, ma io ancora oggi ritengo che non sia corretto per la città di Salerno dover pagare un dazio di questa portata agli errori che tutto sommato noi come piazza, mi ci metto pure io, abbiamo commesso in buona fede, che qualcun altro, e qui qualcun altro ci ha condannati. Io non vedo nessuna buona ragione per fallire oggi, tranne una, e cioè che la spazzatura che stiamo provando a cacciare dalla porta non ci venga ricacciata poi in casa dalla finestra. Mi riferisco allo spauracchio della testa di legno che possa essere riconducibile alla vecchia proprietà, insomma, o addirittura all'imprenditorucolo raccattato da Fabiani che abbia intenzione di confermare il responsabile dell'area tecnica. Ecco, in quel caso, in un caso del genere, sarebbe meglio fallire, perché Salerno non merita di tenere questa gente davanti agli occhi per un minuto, per un ulteriore solo minuto.
Insomma, è uno scenario ancora molto in evoluzione perché il termine che i trustee hanno aggiornato di volta in volta, di comunicato in comunicato, non era mai del tutto tassativo rispetto alla scadenza del 31 dicembre. E dopo quello che ha detto Greina martedì, scommetto che la Senato si possa vendere in 10 giorni, è chiaro che in qualche modo le speranze della tifoseria si sono nuovamente alimentate. Allora facciamo il punto, c'è un servizio che questa mattina, insomma, abbiamo mandato in onda per fare il punto sulla situazione societaria, e poi dopo ritorniamo in studio e diamo spazio anche al primo ospite che è quasi pronto per collegarsi con noi. Gabriele Gravina, numero uno del calcio italiano, ha scommesso sulla cessione della Salernitana entro il 31 dicembre. Lo ha fatto in conferenza stampa non più tardi dello scorso martedì, a 10 giorni esatti dalla scadenza. Ed oggi ne mancano appena 8. Il tempo corre veloce, velocissimo. Perché il presidente federale si sia sentito di fare una previsione del genere è tutto da capire. Che lo abbia fatto per dare una spinta a qualche trattativa già avviata o per dare una speranza ai tifosi della Salernitana o per qualsiasi altro motivo lo scopriremo solo più avanti. Certo è che le parole del numero uno di Via Allegri risuonano nelle orecchie dei tifosi di Nata, ma non solo. Come quella pubblica ammissione di aver avuto più di un incontro in FGC col presidente della regione Campania. Gravina è stato informato delle manifestazioni di interesse giunte ai trustee in questi mesi e forse, quando ha scommesso che in 10 giorni la Salernitana sarebbe stata venduta, aveva qualche suo buon motivo. Ci sono diverse manifestazioni di interesse, ma nessuna di esse si è tramutata in un'offerta che avesse tutti i requisiti richiesti dai trustee. Da una parte, per Bertoli e Risgrò era fondamentale il versamento della caparra, dall'altra, cioè dalla prospettiva dei potenziali acquirenti, c'erano perplessità sul bilancio non ancora approvato. Sarebbero almeno 4 le cordate in lizza per provare a piazzare il colpo di reni vincente proprio in prossimità della scadenza del 31 dicembre. I tifosi restano col fiato sospeso mentre da Palazzo Città il sindaco manda un messaggio di speranza parlando di notizie incoraggianti. 8 giorni per evitare la radiazione, ora servono solo fatti per salvare la Salernitana. Per ricorsi e processi ci sarà tutto il tempo a partire da gennaio 2022. Sono trattative, noi, io l'ho anche detto, per quanto mi riguarda il Comune è a disposizione di chiunque voglia avere il conforto di un'idea, ma questi sono momenti strettamente privatistici nei quali non si può né si deve entrare rispettando ciascuno le prerogative degli altri. Le trattative in una società sono riservate per definizione, non è che si possono pubblicare all'albo pretorio. I trustee stanno lavorando, ho sentito che c'è qualche notizia forse incoraggiante, noi ci auguriamo che le cose vadano per il meglio. Naturalmente, noi non faremo mancare la nostra presenza e il nostro conforto e la nostra azione laddove possibile per evitare qualsiasi fatto sciagurato che dovesse interessare la nostra squadra. La storia più o meno è a questo punto, resta da scrivere il finale, cercheremo di capire come potrà andare a finire anche con il contributo prezioso di Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo fra le altre squadre proprio della Salernitana in più fasi. Ciao Giuseppe, grazie per essere intervenuto Ciao. ad Amici Granata. Grazie a voi che mi avete interpellato. Tanti auguri a tutti intanto di un buon Natale. Speriamo che Altrettanto a sia te. un Natale per tutti i tifosi salernitani sereno, va, diciamo così. Tu, insomma, che pensi? Gli sviluppi quali potrebbero essere sulla, in merito alla vicenda cessione? Ma guarda, io sono fiducioso perché intanto capisco che i tifosi sono adirati, intanto per questa situazione, un po' per come sta andando il campionato, però la Serie A è un bene prezioso, ragazzi, è un bene importante, ci sono preoccupazioni, ci sono tanti soldi in ballo, ci sono contratti, ci sono professionisti che si possono trovare dall'oggi a domani per strada, non credo che ci sia uno scempio da parte della federazione, dai responsabili, da coloro i quali gestiscono questa situazione, a far sì che una squadra di Serie A, che io amo come voi tutti, possa scomparire dal calcio italiano. Sarebbe una cosa unica al mondo, credo, non sia mai avvenuto una situazione del genere per questi motivi.
tutti coloro i quali hanno intrapreso questa strada sanno e sapevano dove possono arrivare. Io sono sempre fiducioso che alla fine il titolo e la categoria rimanga. Capisco il tifoso che non ricordo il nome, che rispetto. Ciro, l'avvocato romano. Nella sua professione, l'avvocato, mi scusi, che c'è rabbia, da tifoso è meglio che spariamo, non è così, perché poi risalire di nuovo non è semplice. No, però la provincia e la città di Salerno non merita questo. Infatti, comunque bisogna aggrapparsi a quelle che saranno le decisioni, ripeto, da uomo di calcio credo che alla fine una situazione e una soluzione si trova. Ma un imprenditore secondo Cannella last minute, o comunque che da poco abbia cominciato realmente a interessarsi alla Salernitana, avrebbe il tempo, i margini, potrebbe essere spuntare una soluzione del genere, oppure siamo ai tempi supplementari? Insomma, ci sono secondo te spiragli laddove Gravina, martedì, ha detto scommettiamo che in 10 giorni la Salernitana può essere venduta, quindi ha tenuto un po' aperta la porta, non so se per fare coraggio alla piazza sì, o perché ha notizie concrete. No, credo di sì, credo che alla fine si troverà una soluzione, si accontenteranno tutti, dal niente vedrai che verrà fuori una situazione dove poi chiunque sia l'imprenditore avrà la capacità economica di gestire. La Serie A porta tanti profitti, è un bene prezioso, ripeto, da uomo di calcio credo che sia una cosa importante mantenere la categoria, cioè stare in categoria e poi cercare di mantenerla, ma ci vuole poco, perché il campionato l'avete visto, non ci sono squadre là sotto che hanno una marcia continua, con pochi innesti e con qualche buon risultato si può riprendere a correre e a competere per rimanere in categoria. Rimanere in categoria economicamente significa introitizzare dai 30 ai 40 milioni l'anno, che non sono noccioline. Un calciatore che fa la Serie A acquista un valore diverso da quello che è la Serie B, ma qualora, nella cattiva delle ipotesi che non ci auguriamo, per step si trova una proprietà che riesca a combattere malauguratamente, dovesse retrocedere, ci sono dei paracaduti, ci sono giocatori che poi troveranno collocazione e la Salernitana può riprendere un percorso positivo come ha fatto negli ultimi anni. Non è tutto marcio quello che adesso voi vedete, perché comunque chi ha lavorato in questa società, possa piacere o non possa piacere, ma comunque ha portato una squadra in Serie A, questo va riconosciuto. Oggi non vengono i risultati, non si trova una soluzione e c'è rabbia, questo lo capisco, ma bisogna essere fiduciosi, tranquilli ed essere, come dire, professionalmente, capire che le persone che stanno gestendo questa situazione non hanno nessun interesse a far scomparire una squadra, prima perché sarebbe un problema enorme a livello extraeuropeo pure, quindi non sarebbe una bella figura da parte di chi detiene la situazione, della Federazione Italiana. C'è anche una parte dello Stato che andrebbe a perdere dei ricavi importanti, quindi c'è la volontà da parte di tutti di trovare una soluzione. È chiaro che la federazione che ha emanato delle regole deve imporre e farle rispettare, però io credo, poi mi darete ragione, tranquilli, non mi voglio dilungare, ma sono convinto che alla fine chi va a investire dai 30 ai 40 ai 50 milioni alla gestione di una società di Serie A sia un imprenditore che poi non è uno sprovveduto. Ecco, mi porta Cannella su un terreno sul quale lui sicuramente ne sa più di noi, cioè quello anche tecnico, perché lui dice se c'è un imprenditore che interviene già adesso, perché non è che c'è tanto tempo per riflettere, un imprenditore che in extremis interviene, rileva la Salernitana a tot euro, non certamente gratis, perché non credo che i trustee possano darla via gratis. Poi c'è un mercato che comunque in qualche modo va affrontato, perché come diceva Giuseppe Cannella, la Salernitana tutto sommato, anche se ieri lo Spezia ha vinto a Napoli ed è salito a 16 punti, non è lontanissima, certo era meglio a 5 che a 8 punti, ma comunque una partita che dovrebbe essere giocata, ci auguriamo che si giochi quella partita, perché vorrebbe dire, no, che la Salernitana sarebbe ancora in corsa per il campionato di Serie A. Però Jacopo, secondo te questa squadra, al di là dei problemi societari, quanto ha pagato qualche errore che sul mercato sicuramente sarà stato commesso in estate, perché
8 punti in 18 partite, non, insomma, i conti non tornano. Guarda, ne abbiamo parlato nella trasmissione precedente anche. Il problema principale è che si è dovuto fare il mercato con poco. Si è dovuto, abbiamo preso dei calciatori in ritardo di condizione, quindi abbiamo dovuto aspettare i giocatori che rientravano in condizione, vedi Simi, vedi Koulibaly. Ma anche Ribéry è arrivato a settembre. Gondo è arrivato a settembre. È arrivato poi comunque con una condizione fisica, l'età già c'è, la condizione fisica non c'era, quindi ho dovuto aspettare. Ancora oggi non può giustamente fare tutte le partite con lo stesso ritmo, deve cercare di gestirsi. E queste sono varie situazioni. E poi tieni presente, io sono sempre convinto che i calciatori dell'anno scorso che sono rimasti, lo dico da sempre, questi calciatori hanno già l'anno scorso superato i propri limiti. E oggi andare a chiedergli di più, diciamo un altro miracolo, fanno fatica, loro ti danno l'anima in campo che li vedi, però hanno dei limiti, e questo è il problema principale di questa sanità, che ha dei giocatori che secondo me non hanno il passo per affrontare un campionato di Serie A. Ciro, diceva il direttore Cannella prima, state tranquilli, poi mi darete ragione. Apri uno spiraglio, insomma, tu sugli scenari futuri hai detto che comunque pensavi già a giugno che magari pure in extremis la Serenana si sarebbe venduta. Io innanzitutto vorrei precisare che auspico fortemente che la Salernitana non finisca a carte 48. Sarebbe una cattiveria, un'infamia nei confronti della mia città, che credo che la mia città non meriti. Quindi se è capito altro nel mio intervento precedente, correggo il tiro. La Salernitana non deve scomparire. Attenzione però che ad oggi, che la paura di scomparire compare perché Gravina, così come fatto a giugno, ha rifatto la voce grossa, ai salernitani, dopo lo schifo che stanno vivendo in questi mesi, dopo le tarantelle cui ci hanno condannati, non può stare mica bene una qualsiasi cessione. Se cessione dovrà essere una cessione che tagli i ponti completamente col passato, perché quello che si è vissuto quest'anno non dovrà più riproporsi, è una nefandezza non procrastinabile. Non so se sono chiaro. Volevo tornare da Giuseppe Cannella, direttore, il mercato di gennaio, insomma tutti ci guardavamo al mercato di gennaio già da ottobre, novembre, nella speranza che si potesse correggere qualcosa. Ora ovviamente la priorità è la questione societaria, ma in base alla tua esperienza, prima dicevi 2-3 innesti, insomma questa squadra cosa ha dimostrato in generale? Perché ha solo 8 punti in classifica? Quali sono, a tuo giudizio, insomma, le necessità più evidenti, le falle da turare, insomma, quali sono stati i ruoli un po' scoperti e quelli che andremo? Allora, ascolta, allora è una neopromossa, c'era un gruppo che aveva fatto qualcosa di straordinario in Serie B e quindi era giusto confermare in toto sia l'allenatore che gran parte del gruppo. Poi queste vicende societarie che hanno bloccato un po' il mercato hanno condizionato queste scelte. Io non vado a criticare l'operato del mio collega a Salerno, me ne riguardo bene, perché uno che ha vinto, se non sbaglio, 3 campionati a Salerno, 2 di C e 1 di B, come fai a dire che hanno sbagliato? È sempre la proprietà che poi dà degli input sia sui giocatori che su quelle che sono le forze economiche e di conseguenza tu agisci. Se proprio devo fare, come dire, un appunto, è che se tu parti con Castori, con tutto il rispetto per Colantuono, per l'amor di Dio, magari hai intrapreso quel tipo di affrontare il campionato in quel modo, gli devi dare spazio, visto che la società in questo momento non è presente e autogestita, magari cambiare. Io personalmente non l'avrei fatto, perché poi dopo i risultati non è che in generale nel calcio diciamo che è sempre una buona squadra che fa un buon allenatore. Se voi pensate che qualche anno fa Ancelotti è venuto a Napoli e lo davano per finito, va al Real Madrid e di nuovo il signore del Ser Ancelotti, ma perché la qualità dei giocatori al Real Madrid è diversa. Questo in tanti anni di calcio ve lo garantisco, è la pura verità. Nel momento in cui hai intrapreso questa strada, sei combattivo, perché poi la Salernitana di Castori, ripeto, con tutto il rispetto che ho per Colantuono, per Fabiani, le partite che ha fatto, a parte quella in casa con la Roma,
le ha sempre giocate, le ha sempre lottate, mi ricordo all'inizio, era viva sotto certa aspetti, c'era una continuità di discorso, una continuità di metodo, una mentalità di affrontare le partite con quella dignosità che contraddistingueva questo allenatore. Poi, chiaro, vai a prendere degli innesti, Simi, che apro una piccola parentesi, l'ho portato io in Italia, l'ho portato io al Crotone per una piccola commissione, poi è stato bravo lui a crescere. Ma ti risulta che Simi sia attratto da sirene estere in questo momento, che ci siano squadre estere? Ma io quest'estate ho proposto al Crotone una bella somma da una importante squadra russa. Il ragazzo, interpellato il suo entourage, voleva rimanere in Italia. Poi dopo, in Italia c'è qualche squadra che può investire su di lui, quindi è uno che ha dimostrato con i gol di saperci fare, ne ha fatti tanti a Crotone, è migliorato tantissimo, però devi avere un assetto di squadra, per quella che è la mia conoscenza del calcio e del calciatore, un po' diversa da quella che è l'impostazione della Salernitana, perché poi dopo ti scoraggi. È una squadra che gioca sempre dietro la palla, le volte che cerca di fare la partita la fa con un giocatore che conoscete tutti, che alza il baricentro, ma ci vuole un po' di più, no? Per sfruttare le caratteristiche di un giocatore che a Crotone, anche in Serie A, aveva Messias, che sta al Milan, era una squadra che saliva di baricentro, e quindi puoi sfruttare quel giocatore un po' più di fronte alla porta che spalle alla porta. Quindi poi queste sono situazioni tattiche e non mi vorrei dilungare, però per dirti, dobbiamo andare per step. Se come mi auguro, si trova la soluzione societaria, e sono sicuro che si troverà, per tanti motivi. Non fa neanche una bella figura Gravina, cioè, già non ne ha fatta una col Catania, anche se non è lui direttamente il responsabile. Già qualche anno fa è successo al Trapani, non si può partire con una squadra che ha dei parametri e poi sai che è anomalo tutto quello che è successo. Non ha senso che si parli. Nel momento in cui la squadra, diciamo la società, si assesta, trova una proprietà definita, è chiaro che chi la prende e spende i soldi che voi conoscete tutti farà in modo che qualche altro piccolo sforzo si possa fare per cercare di, come dire, di dare serenità, perché poi non pensate in uno spogliatoio tutti i giorni, sì, non ci manca niente perché gli stipendi arrivano e figurati, però avere una proprietà, qualcuno che ti rinfranca, qualcuno che ti dice siamo qui, è un bel dire, no? C'è una lotta diversa. E infatti quello anche nelle ultime settimane l'ho ammesso, no? Che c'è un po' una situazione che si ma è chiaro, si, perché il giocatore poi dice i giocatori poi, perdonami se ti interrompo, i giocatori poi parlano con i propri e con i procuratori, dice ma qualora dovesse accadere come facciamo, va a casa la moglie, magari dice abbiamo 3 anni di contratto, capisci? Sono delle situazioni che comunque influiscono sulla serenità di una singola persona, del suo equilibrio sia economico che morale, no? Quindi anche se vai in campo, perché poi il calcio è il tuo lavoro, magari la settimana non la fai con quella concretezza, con quella sicurezza, con quella serenità che ogni giocatore in Serie A dovrebbe avere, perché è assurdo che una squadra di Serie A, voi provate a immaginare se la Salernitana viene cancellata dai campionati, automaticamente, come è la prassi, i giocatori rimangono liberi. Parliamo di Simi, che è costato, penso, non so la cifra esatta, ma la Salernitana... C'è un diritto di scatto, un obbligo, insomma, qualcosa che deve concretizzarsi su intorno ai 6 milioni. Quindi, Però io non so la modulistica e il contratto come è stato stipulato, ma qualora dovesse... Cioè, parlo di Simi come parlo di un altro che effettivamente ha un contratto di 3 anni... alla Salernitana, a cifre che potete immaginare, perché in Serie A comunque ballano delle cifre un po' più importanti, e dalla sera alla mattina si deve ritrovare in un mercato di gennaio con le liste, giocatori che poi, come avete detto voi, hanno tirato una bella carretta in Serie B, fai fatica poi a trovare in Serie A l'ingaggio che hai, quindi non c'è serenità, vanno giustificati i ragazzi, ripeto, poi dopo se tutto va come noi ci auguriamo, chi va a fare il mercato di sicuro sa dove mettere le mani, può stare vicino a un allenatore, può parlarci in un modo concreto.
Questo è quello che ci auguriamo. Anche perché qualora, come ci auguriamo, la Serenitana continuasse in Serie A, abbiamo detto prima, insomma, il distacco è, insomma... Basta vincere due partite, però, appunto, ragazzi. C'è la partita da recuperare, ci sono tutte le partite del girone di ritorno, però bisogna riavviare questa macchina, cioè, perché adesso è una macchina con le ruote sgonfie, il motore, insomma, quasi in panne. E bisogna che qualcuno, insomma, passi la porta in carrozzeria, in officina. Guarda, Roberto, perdonami, Roberto, scusa che ti interrompo, il tuo esempio è giusto, però le gomme gliele hanno sgonfiate dal di fuori, cioè chi ha la macchina e il passeggero, suo malgrado, si trova con le ruote a terra, ma non è volontà sua, io parlo del gruppo di lavoro, certo. Dirigenti, direttore, allenatore, segretario. Cioè, capite, è una situazione, è la prima volta che si presenta una situazione del genere. Io sono critico perché non bisognava proprio partire, non bisognava proprio arrivare, perché poi conosciamo in Italia come siamo fatti, le cose si fanno sempre all'ultimo minuto e non va bene così, perché poi dopo non hai il tempo di programmare, non hai il tempo, e come diceva l'avvocato, ti puoi trovare anche un imprenditore, ci auguriamo di no, che non possa avere nell'avventura la sua qualità migliore. Diciamo che finora comunque i Trassi hanno posto dei paletti, Ciro, che sono sembrati abbastanza rigidi, perché alla fine chi si è avvicinato è stato per il momento respinto con perdite, quindi o erano degli avventurieri o comunque... Però le parole sono importanti. Non sono i Trassi ad aver posto dei paletti. È il trust che è stato scritto in una maniera tale che evidentemente, più che uno strumento che indirizzasse alla vendita, è risultato un arzigogolo per cui noi oggi siamo qua. E i trustees, che sono dei mandatari, dei burocrati, si sono attenuti che a se ne strafregano di Salerno, della Salernitana, di Lotito, fanno il loro lavoro cercando di non incorrere in responsabilità contrattuali, si attengono al dettato del trust. Il trust chi lo ha commissionato? Chi lo ha redatto? Chi in federazione lo ha approvato? Perché che oggi siamo a lamentarcene? Perché in federazione a giugno alla fine si è ceduto di fronte allo scheletro di questo trust che sembrava non piacesse quando la proprietà uscente, che si appestava a diventare disponente, in qualche modo lo sottoponeva all'attenzione della FIGC, e poi è stato affrontato e approvato un po' più come voleva la proprietà che non come volesse inizialmente la FIGC. Sono abituato a ragionare sulla base di circostanze che conosco e non che suppongo. In questo caso posso solo supporre. Suppongo che nel braccio di ferro tra Gravina e Lotito Gravina abbia perso, che Lotito ha prevalso, e anche questo mostrare i muscoli dell'ultima ora di Gravina mi sa tanto di pugile all'angolo, perché chi è sicuro di sé non minaccia, non fa quella voce grossa, perché diciamocelo apertamente, se Gravina fa fuori la Salernitana e ne ha ben d'onde e ne avrà anche tutti i diritti, 30 secondi dopo deve mettere le bagattelle sotto il braccio e dare le dimissioni. Perché neanche in Montenegro, che ci contende il posto per i mondiali, la massima serie comincia a 20 e finisce a 19. Beh, Jacopo, è una situazione anomala, inedita, purtroppo, come spesso è capitato, cioè, la fa giurisprudenza, e come diceva Ciro, come diceva il direttore Cannella, siamo davvero ai tempi supplementari. Però Cannella è ottimista sulla cessione, Ciro se la augura, e comunque questo forzare la mano di Gravina, certo, fa pensare che, insomma, alla fine quantomeno auspichi che ci sia una svolta per evitare quello che disegna Ciro come uno scenario che è molto molto probabile, perché se la Sana esce da questo campionato certamente la FIGC non può dire io non ho colpe. Assolutamente no, ognuno poi si deve prendere le proprie responsabilità, perché poi oggi c'è chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, poi alla fine, quando si tireranno le somme, si capirà veramente la fine di questo percorso quale sia, poi qualcuno si dovrà prendere responsabilità, che sia la FIGC, che sia qualsiasi altra persona,
Ma bisogna capire davvero chi ha dato atto a questa situazione, perché come diceva il direttore, anche secondo il mio punto di vista, bisognava fermarla subito questa situazione, bisognava chiarirla, perché poi dai 2 settimane, dai 3 settimane, poi dai, arrivano i trastii e quindi praticamente continui fino a dicembre. Giustamente tu hai tempo, atto del notaio, non chiacchiere, fino al 31, e il 31 poi devi decidere, il 31 dicembre devi decidere, basta, cioè non puoi ancora andare a prolungare una situazione, anche perché ne vale anche della serietà, come abbiamo detto, della Serie A, di tutto l'Interland che c'è intorno. Vediamo. Guardate, posso interrompere? Prego, prego direttore, stavo venendo da te. Roberto, perdonami, 5 minuti poi vi devo lasciare. Sì, ascolta, vai. Allora, in Italia purtroppo non paga mai nessuno questi scempi. Qua parliamo di fare le riforme dei campionati, di portare le squadre a 18, a 16, ma tutte le volte che si fanno i controlli e poi le squadre, sia per un fatto economico, per un fatto di tasse, di contributi o per quello che sta accadendo alla Salernitana, che è la prima volta che capita, ci sono dei responsabili e poi succede il patatrac e nessuno paga. Dovrebbero mettere delle leggi che questi signori, che io rispetto perché se stanno a quel posto avranno delle qualità, ma come i magistrati quando sbagliano una sentenza dovrebbero pagare, ma di tasca loro. Se a Salerno, faccio per dire, dovesse accadere quello che noi tutti non ci auguriamo, si blocca un flusso economico sia nelle retribuzioni dei giocatori ma anche di contribuzione, di IRPEF, di tasse, che è lo Stato che va a pagare, poi ci saranno ricorsi, e chi li paga questi danni? Cioè tutti i contratti che tutte gli esponenti diciamo pubblicitari, economici, che sono i partners della Salernitana, che hanno intrapreso questo percorso in Serie A, hanno sostenuto delle spese, hanno fatto un progetto economico nel proprio settore, chi li rimborsa? Una persona che poi dice ti devi iscrivere, devi rispettare, perciò dico anche ai tuoi ospiti, questa situazione andava affrontata prima di iniziare un campionato con delle penali, cioè io prendo delle decisioni, ti faccio partire, ma sappi che non puoi arrivare all'ultimo giorno, e qualora non dovesse accadere quello che purtroppo sta accadendo, ci sono delle penali che chi è responsabile dovrebbe pagare. In Italia purtroppo questo non accade mai, chi ci rimette sono quelli che hanno un contratto, quando c'è un danno erariale del genere, pensate, io ho fatto il direttore sportivo nel 2010 al Treviso, questa società, io andavo via, mi doveva dei soldi, è fallita, io ogni 6 mesi chiamo il curatore, ho perso un sacco di soldi, e mi dice chiamami a Natale che poi ti faccio sapere a Ferragosto. E sono sempre loro che l'Italia non funziona in questo sistema, caro avvocato, caro il tuo ospite. Quindi di che parliamo? Possiamo stare qui fino alle 11 a dire... Non possiamo aspettarci che vadano meglio le cose, Cannella? Ma quello che dice, il fatto che non vadano così, e lo so bene, non vuol dire che non dobbiamo essere qui ad auspicarci che cambino e cambino in meglio. Possiamo, ma non cambieranno mostrare, mai, non cambieranno, vabbè, questo mai, lo, di, sentito, questo lo dice lei, mi auguro che lei si sbagli, che invece cambino. Io purtroppo mi sono fatto dei danni, ho visto tanto, tu sei giovane, io sto nel calcio dall'85, ne ho visto tante che non posso scrivere un libro. Purtroppo, come hai detto tu prima, scusa se ti do del tu, c'è anche una specie di disputa tra Gravina e Lotito, perché Lotito voleva essere quello che adesso è oggi Gravina, insomma ci sono anche delle situazioni che non dovrebbero accadere, ripeto, questo è il mio punto di vista, non è un'accusa né all'uno né all'altro, ma che accadono solo in Italia. Ah, lo comprendo bene, questa è una faccenda con molti colpevoli e una sola vittima, la città di Salerno. Ma stai scherzando, qua ci sono tante persone che decidono il destino di piazze importanti come Salerno, che prendono degli incarichi in Lega, sempre raccomandati dalla politica, che non c'entrano niente con le situazioni che vanno a gestire, con i sentimenti, come affrontare una situazione di calcio, diciamo in una società come quella della Salernitana, che produce quello che produce, ha prodotto sempre quello che sotto anche un profilo strettamente economico. Vabbè, comunque, io credo che alla fine tutto si risolva e poi dopo il campionato sta a chi va
ad aggiudicarsi questa società, cercare la strada che vogliono fare. Ecco, questo è quello che mi auguro. Va bene, Roberto? Grazie, grazie al direttore Giuseppe Cannella per essere stato con noi, l'Amici Granata. Buon Natale, visto che siamo ormai in questa scadenza. Grazie, grazie a Giuseppe Cannella. E allora, chiaramente, insomma, proviamo a proiettarci in avanti. È una situazione che ci portiamo dietro, non da, neanche da giugno, direi io, perché come Ciro, credo, insomma, condivide con me questa opinione, la multiproprietà doveva prima o poi generare questo mostro. Tant'è vero che una volta che la Serena era in Serie A, Gravina ha preso la palla al balzo e ha affrontato una materia che fino a maggio scorso sembrava tabù, cioè quella della multiproprietà, ma a come ci ha messo mano sono partiti i ricorsi. E non è, chiedo all'avvocato, che adesso Gravina forzi un po' la mano sulla cessione della Serena per evitare che restino sempre tre le multiproprietà di alto livello, anche se poi si dice che da quello Tito e mezzo non possono tornare, non vogliono tornare, non interessa. Però insomma ci sono Napoli-Bari, Mantova-Verona che danno battaglia sul fronte multiproprietà sulla scadenza 2023, mi pare. Il 24 mi pare però sia stato 24. Sia stata indicata come data limite entro la quale devi vendere Bari, e, devi, Bari e Mantova devono debbano passare la, di mano. Debbano passare di mano. Ma il problema è che sembrava impossibile che in Serie A potessero giocare due squadre comunque riconducibili alla stessa persona. E la Salernitana in Serie A ci sta giocando, quindi la regola è quella che entro il 2024 devono vendere, ma la federazione è come un circoletto privato in cui se i soci, i consoci decidono di cambiare la regola domani mattina lo faranno. Ad oggi si è detto che devono cambiare proprietà. Il problema però, cioè quello che mi sforzavo di dire in passato e che qualcuno ha fatto finta di non capire, è che quello della multiproprietà non è un problema normativo, delle norme se ne occupano i giuristi. E quella è una strada complicata da percorrere. Noi comuni mortali, noi umili fruitori ultimi del prodotto calcio, dovevamo a Salerno porci il problema della multiproprietà dal punto di vista etico-sportivo, che è l'unico che ci compete. Quando ci indigneremo perché una piazza come Salerno sarà comunque la figlia di secondo letto di qualcuno, e come Salerno Bari e come Bari Mantova, nonostante dopo quel qualcuno potrebbe esserci qualcosa di peggio, e allora cominceremo in Italia a cambiare le cose, quando cambieremo il nostro intimo sentire, non una legge che domani la cambi e dopodomani la cambi in altro. Eh certo, perché poi insomma la multiproprietà è stata quantomeno prima tollerata, poi praticamente ratificata, accettata, perché è vero che adesso Salernitana e Lazio sono il massimo esempio, almeno da maggio in poi, ma qualche anno fa in Serie B c'erano Catania e Perugia, riferimento era Gaucci che spostava Colantuono, Stendardo e altri 10 giocatori da una piazza all'altra. Ma dirò di più, se ricordate, quando il Como è stato promosso in Serie A, era di Preziosi. C'era Preziosi che portava i giocatori o al Como o al Genoa, e la Salernitana ha perso alcuni calciatori che il buon Carmine Longo voleva portare a Salerno, alla corte del buon Stefano Pioli, fra l'altro, proprio perché preferirono andare al Como, che faceva la Serie A, piuttosto che restare in B a Salerno. Poi il Como non è che andò tanto bene, mi pare, quell'anno, però insomma si è tollerato perché qualcuno dice gli imprenditori che sono disposti a investire nel calcio sono quelli. Non lo so se è questo, se è perché devono essere sempre più o meno i soliti noti a gestire il calcio. Insomma, tu da romantico della panchina, che idea ti sei fatto? Guarda, il romantico della panchina ti risponde che... Saluti a Ciro da Mauro Scelzo, perché scrive avvocato, quindi penso per te. Quindi... Ma non lui, pensa... Quindi, sto dicendo, da romantico ti dico che è un peccato veramente non anche quest'anno non parlare di calcio giocato, ma parlare poi di altro. E ti dico che secondo me tutto ciò che è successo non era programmato, e quindi si sono dovuti
si sono trovati in una... Cioè non era programmato arrivare in Serie A. Arrivare in Serie A, bravissimo. E si sono ritrovati in una situazione che per loro non era in quel momento che si doveva gestire, se doveva cambiare. Quindi è stato... Poi dopo, se ricordi, la federazione ha detto anche che non ci potevano essere, giustamente, dei collegamenti con la Lazio, con vari calciatori. E quindi si sono ritrovati anche, non solo in Serie A, ma non potevano neanche gestire la Salernitana come era stata gestita in Serie B. Semmai e con... lì però poi andiamo in pubblicità e poi possiamo approntare anche il collegamento telefonico che abbiamo in programma. Ecco, mi dai l'assist, perché è vero, si può discutere su due cose, penso, e credo che Ciro, insomma, su questo convenga con me. Nel senso, accetti il trust, poi, siccome il campionato non finisce a dicembre, se non vieni a dicembre non, hai il rischio che resti a 19, puoi o scrivere un trust con una data 30 giugno, cioè pari alla fine del campionato, dare questi mesi in più e vedere se veramente la proprietà riesce a vendere, ha voglia di vendere, e poi però la fermi, come stai per fare adesso magari, e poi B, se i giocatori proprio non potevano passare, beh, insomma, chi ha fatto la squadra dicendo che c'erano i soldi, poi che non c'erano, però insomma, faccio con tutto il rispetto, fatica a pensare che a Salerno, piuttosto che Casasola, dovesse per forza arrivare, con tutto il rispetto, che Crida, e non un normalissimo terzino destro con un minimo già di esperienza della Serie A. Allora, andiamo in pubblicità. Ci troviamo fra poco, abbiamo un collegamento telefonico e poi un altro collegamento video con un amico che ci sta aspettando e che possiamo comunque già allertare. Amici Granata, abbiamo appena dispensato una perla di saggezza che il nostro Fabregas ha apprezzato e mediterà durante la notte. Poi domani nella vigilia, che siamo qui, ci sei, quindi festeggeremo la vigilia e parleremo anche di ciò che siamo detti dietro le telecamere. Ci stava aspettando, collegato da casa, Giovanni Perna, eccolo qui. Ciao Giovanni, poi ti farò partecipe della riflessione. Buonasera. Che ha sconvolto Fabregas. Ben trovato Giovanni Perna, insomma. No, il fuori onda, arriva. Ah, ok, quindi già sai, insomma. Parlando invece di cose Granata piuttosto che di cose internos, lunedì sera tu con Marcello Festa in zona mista avevi comunque detto che Obbo Tortocollo, insomma, la FIGC avrebbe dato l'ok a quello che la Lega aveva, insomma, sollecitato. Invece questo ti ha sorpreso, insomma, riflettendoci meglio, fa parte di un copione, insomma, la reazione tua qual è stata dopo le parole di Gravina, che secondo Ciro Romano sta bleffando e comunque tradiscono un certo nervosismo, una certa inquietudine? Ma io sono rimasto sorpreso, ma semplicemente perché sono fuori da quelle che possono essere le dinamiche di qualsiasi palazzo, e quello della FIGC in particolare. Chi segue più da vicino queste cose lo è rimasto meno. Parliamo comunque sempre di un passaggio, non di una decisione, perché il Gravina in buona sostanza altro non ha fatto che dire quella è la linea tracciata e si continua su quella, nonostante la deadline si avvicina. Credo che ci siano ancora molte pagine da scrivere da qua al 31, e quindi tra però, queste pagine ci sarà anche quella che potrebbe portare a una cessione, secondo te? Poi completa però prima la riflessione che stavi... Sì, no, mi innesto su quello che tu chiedevi. Nonostante questo, nella conferenza stampa Gravina ha speso parole che certamente non erano, dette senza riflettere. Ha parlato per la prima volta di numerose offerte, addirittura credo che abbia a un certo punto fatto cenno a offerte in doppia cifra. Sì, ha detto 10. Che non riteneva manifestazioni di interesse, che non riteneva fossero tutte, e questo lo dice anche il senso comune, irricevibili.
aperto uno scenario, questo sì, sorprendente e completamente nuovo, quando ha detto che ad eventuale, speravo di no, titolo di risarcimento per la piazza e la tifoseria, mette sul piatto una ripartenza dal gradino più basso del settore professionistico, che ad oggi è la terza serie. Detta, diciamo, in termini più volgari, preferite venderla o perderla a zero con un subentrante che tutto sommato non riparte dai campi polverosi della D? E quindi questo è. E poi il terzo, che è stato un vero e proprio endorsement secondo me, il riferimento alla figura del governatore della Campania, riconosciuto quale unico interlocutore politico. Io non so questo cosa possa significare. Non sono un grande ammiratore di Gravina, però credo che quando si è trattato di scrivere la Sernitana hanno prevalso gli interessi del sistema tutto. Si avvicina il 31 dicembre, la soluzione non c'è e Gravina vede in pericolo la propria poltrona. Viva Dio! Ed è chiaro che qui alleanze, interessi e complicità si sfaldano, che Gravina certamente non vuole andare a casa. E quindi, insomma, credo rischi di andarci, perché poco prima di collegarmi con voi, perché poi non è vero che tutti quelli che si occupano di calcio fanno come il direttore, ma come tanta altra gente, il direttore Cannella mi riferisco, no? Ma tanto questo è il sistema, tanto così va a finire. C'è ancora chi si indigna. Leggevo il pagellone del Fatto Quotidiano sulla Serie A, il pagellone di Natale. Ebbene, la Sernitana non ha meritato un voto tecnico, giustamente, ma ha preso 2 in pagella nel capitolato sistema calcio, dove il sistema calcio si mette la Sampdoria, che c'ha un presidente agli arresti, a proposito da Curri, credo che sia tornato a casa Natale. Una squadra senza proprietà e la finanza che va un po' in tutte le sedi, no, per le questioni plusvalenze, il rischio delle plusvalenze. Quindi qualcuno che ancora si indigna e che spera in una riforma morale ancora c'è. Non sono soltanto tifosi inguaribili romantici, ci sono anche osservatori del settore. No, ma sicuramente Cannella diceva dovrebbe essere diversamente, ma purtroppo non cambia mai. Questo non penso indebolisse. Mi sembrava latentemente rassegnato. Latitudine, spazio per la rassegnazione. Beh, proprio non ce non n'è. Ci deve essere. E certamente, insomma, non ci auguriamo sempre che quello che finora è stato magari un malcostume o un modo sbagliato di interpretare il calcio o altre cose, insomma, possa sempre cambiare. Però noi adesso ci dobbiamo focalizzare sullo scenario, perché adesso quello del 16 dicembre è suonato come un comunicato di resa dei trustee. Credo che un po' tutti i salernitani, giovedì scorso, quando alle 9:30 del mattino la PEC dei trustee ha trasmesso a quella della Sernitana, che poi ha diffuso il comunicato, beh, insomma, rispetto a quello del 9 è cambiato lo scenario. Ora invece le parole di Gravina, torno prima in studio e poi vado da Giovanni Nuovo, riaccendono un po' le speranze. Jacopo, il tifoso in questo momento, insomma, tende ad aggrapparsi a qualcosa o anche razionalmente, insomma, vuole, può intravedere uno spiraglio. E chi credere? Il tifoso in questo momento non sa cosa credere. Perché poi parleremo anche dei possibili contendenti, pretendenti della Salernitana. Dimmi, un tifoso come fa a credere a una notizia invece che a un'altra? In questo momento chi dice che c'è un interesse, chi va vicino, se viene un altro imprenditore dice che c'è interesse anche lui. Cioè, fino a mo' c'è stato il 16, c'è stato il comunicato che non c'erano stati gli interessi.
ma fondamentalmente non erano concreti per varie documentazioni sbagliate. Ad oggi, dopo Gravina, invece ci sono 7-8 imprenditori che hanno detto che vogliono prendere la Senna. Il tifoso come fa a capire in questo momento qual è la verità? È impossibile. Ma come si fa, Ciro, eventualmente, no, a presentare un'offerta, avendo letto il trust, perché chi penso ha presentato l'offerta abbia letto il trust, e una volta manca una cosa, una volta ne manca un'altra, cioè non penso che siano figure professionali improvvisate quelle che si sono accostate al trust, o insomma può capitare. O forse sì, talvolta corriamo il rischio di sopravvalutare chi ci sta di fronte. Senti, un tifoso, Salvatore Paduano, dice: esclusione non vuol dire liberazione, anzi marchio e denominazione rischiano di rimanere ostaggi. Sì, ma la Salernitana deve essere ceduta. Questo è un problema che speriamo di non dover affrontare, ma che eventualmente affronteremo dal 1 gennaio in poi, se le cose dovessero capitolare. Guarda, io ritengo che ci sono stati vari peccati originari in questa faccenda, lasciando perdere l'ormai superato problema multiproprietà. Cioè, dal giorno stesso in cui la Salernitana ha vinto a Pescara, la cosa temevo fosse diventata di difficile soluzione. Era forse troppo tardi, però si è messa la sopravvivenza di questa cosetta che a Salerno chiamiamo Salernitana, che per qualcuno è pure una cosa seria, nelle mani del trust. Il destino della Salernitana è stato riposto tutto quanto in questo trust. Ora, santi Dio benedetto, Lotito e Mezza Roma hanno ricevuto il titolo sportivo della prima squadra cittadina dalle mani del comune di Salerno. Allora sì, non voglio dire, ma un po' di buona creanza, di disponenti di mettere il trust a disposizione del comune e del comune del chiedere il trust ai disponenti, per rispetto a quella cosa che viene chiamata popolazione salernitana, cittadini di Salerno, buoni a dare i voti e buoni a riempire lo stadio. Come mai è mancata? Perché noi stiamo ancora qui a ragionare sull'offerta, sul 5%, sulla caparra, sulla proposta irrevocabile e su tanti altri diavoli di accidenti, senza aver neanche letto il trust. Io a te che ti devo dire? Il trust non l'ho letto. Intanto Giovanni, giustamente, dice un amico da casa, vi rendete conto, dice Gianluca Costantino, ci vogliono 2-3 milioni di euro per la caparra, che facendo insomma i conti significherebbe una valutazione oscillante intorno ai 40 e insomma anche qualcosa in più milioni. Quindi alla fine il prezzo, se la caparra era di 2 milioni... Sì, ma chi lo dice 2 milioni? Chi l'ha detto 2 milioni? Cioè, dove l'abbiamo letto? Non abbiamo mica letto il trust che dice che dobbiamo metterci 2 milioni. Parliamo di cose che non conosciamo, e il fatto che non le conosciamo è gravissimo. Sì, però sui 2 milioni... sono uscite delle, queste cifre sono uscite anche da parte di chi, perché qualcuno evidentemente ha offerto 40, ma non credo che il trust prevedesse il versamento di 2 milioni di caparra. No, è il 5%, ma del, il 5% se io offro 20 milioni non sono 5 milioni, certo. Però evidentemente una cifra che ballava era quella dei 40, almeno inizialmente. Ora insomma, sotto sotto, scadenza 8 giorni, Giovanni, cosa c'è da aspettarsi? Che insomma si venga più miti consigli al di là delle cifre, delle caparre, insomma, che da una parte e dall'altra si cominci a parlare guardandosi un po' più negli occhi, magari meno con le PEC, per capirsi, insomma, perché forse può essere pure successo che non ci sia capiti, se si è parlato solo con le PEC. A volte scrivendo solo. Sicuramente io sono molto d'accordo con Jacopo quando dice: beh, il tifoso che deve dire? E sono ovviamente d'accordo con l'avvocato Romano quando mette enfasi sul concetto che questo trust non è stato letto. E allora ci dobbiamo gioco forza fermare sui pochi dati e sulle sensazioni. Una delle mie sensazioni, per esempio, è che i tanti paletti che erano stati posti alla stesura del trust in buona parte devono venire meno all'avvicinarsi della scadenza, no? Abbiamo letto anche, sempre come ipotesi,
di non solo di Caparra ma di saldo entro 10 giorni dalla stipula del compromesso. Insomma, per quelle cifre sono cose che non si possono proprio sentire. E vediamo i pochi dati che abbiamo, cioè tra chi è venuto allo scoperto. Allora, intanto, in questi giorni certamente... Scusami se ti interrompo, sì. Giovanni, volevo un attimo dare il benvenuto in collegamento telefonico a Roberto Breda, che insomma è stato allenatore, giocatore, anche assessore a Salerno, quindi a 360 gradi penso possa rappresentare, conoscere, anche non essendo salernitano di nascita, ciò di cui stiamo parlando. Benvenuto Roberto, grazie per essere collegato con noi, so che sei in viaggio. E infatti forse proprio perché in viaggio era in galleria. E allora il preambolo forse non l'ha neanche sentito, vabbè che era improvvisato, quindi insomma ne faremo un altro. Proviamo un attimo a riprendere il collegamento con Roberto. Intanto Giovanni, prego, insomma stavi andando nell'analisi, sì, degli elementi. Sì, stavo dicendo, veniamo alle poche cose che sono venute fuori. Nelle ultimissime ore leggiamo dichiarazioni di imprenditori che o direttamente o con diciamo il lodevole intento di porre i buoni uffici a favore della causa Granata stanno cercando di raccogliere un coacervo di professionisti interessati alla Salernitana. Io naturalmente, che si capisca bene quanto sto per dire, ho massimo rispetto degli imprenditori eventualmente coinvolti, ma a me viene un poco di freddo alle ossa, perché questa cosa mi ricorda tanto l'esperienza dell'Ance, poi finita come tutti sappiamo. Durerà anche poco, perché insomma dura lo spazio. Poco come anni alla fine, nel senso che troppo si mise insieme qualcosa diciamo, non stava in piedi dopo già un paio d'anni. Della Salernitana, Lotito Dixit, Fabiani Dixit, è una società solida che può contare su svariati milioni di attivo. È triste che si metta su una cordata dell'ultimo minuto, un po' come nel film di Troisi, 5.000 lire la metto io, 5.000 lire la mette Patrizio, 1.200.000 la metti tu a cattarmi un televisore, perché questo di solito si fa nei momenti disperati quando si tratta di salvare una società dal fallimento. Insomma, non mi ci ritrovo. È chiaro che i presupposti sono ben diversi, nel senso che un conto è come investire, immettere dei soldi per colmare un fosso qualora il bilancio insomma non dovesse essere in regola, un conto è non solo raccogliere dei soldi per una, diciamo così volgarmente detta, caparra, ma c'è tutto il resto. E non è che la Salernitana è qualcosa che oggi è in mano a un trust e ai trustee e domani passa in mano a Jacopo per un giorno, poi Jacopo se la vede lui con chi la, perché se no insomma sarebbe bastato un briciolo di buona volontà. Io ricordo nel corso della passata stagione partecipai a non so quale trasmissione nella quale era ospite telefonico Mezza Roma, al quale fu chiesto del problema della multiproprietà, perché giustamente c'ero io, catalizzavo il problema, insomma quasi come un fantoccio, ma in ogni caso lui rispose: vabbè, ma questo problema quando ci si porrà davanti lo risolveremo. Io pensai ma figurati se persone così scafate, imprenditori così affermati possono essere così sciatti da pensare veramente a tutto, e invece erano veramente sciatti nei confronti della città di Salerno, perché man mano che la Salernitana l'anno scorso vinceva le partite, avessero voluto il problema lo avrebbero risolto. L'ha detto anche Gravina martedì, imprenditore insomma che vede che la sua squadra insomma sciatteria, il peccato mortale della precedente proprietà non è né incompetenza né tirchiaggine, è sciatteria, sono stati sciatti nei confronti della città di Salerno. Jacopo, guarda, ha ragione Ciro, abbiamo detto prima, cioè, secondo me questa società non pensava di arrivare dove è arrivata oggi,
e pian piano praticamente, quando si diceva la mi ricordo sempre che le parole che avevano dette, che la multipropietà non è un falso problema, mi sa che adesso non lo è più, è diventato un vero problema, ed è un problema soprattutto esclusivamente per noi tifosi. Ma in fondo poi, oltre alla multiproprietà che era un falso problema, si diceva anche che il trust era un'ottima soluzione, perché poteva così permettere alla Salernitana di fare il campionato, di iscriversi al campionato, fare il mercato, insomma affermarsi come squadra anche rivelazione, e quindi poi i proprietari avrebbero anche ricavato di più dalla cessione, perché insomma una squadra ben messa in classifica, insomma, non è andata così per il momento. Ci auguriamo, Giovanni, però, che non finisca qui, perché il finale sarebbe già inglorioso. Poi l'ultima partita sarebbe uno 0-5 con l'Inter, la partita con l'Udinese non si è giocata, insomma sarebbe veramente come una meteora, una comparsa, quasi un fantasma in Serie A quest'anno la Serena. Ovviamente Salerno non lo merita, la storia della Serena non lo merita. Assolutamente, ma io, mentre ti dicevo il fatto della cordata dell'ultima ora, completo velocemente l'analisi, abbiamo poi sentito venire fuori il fondo lussemburghese, denominiamolo così per brevità, che vuole dare, il cui diciamo mediatore vuol dare, ho letto un virgolettato, la vita per Salerno, il cuore, l'anima, il fegato, la coratella, la milza, la fideiussione c'è ma mancano i tempi tecnici. E noi abbiamo già sentito questi discorsi del passato, e poi abbiamo avuto la rivelazione, tra virgolette, mi si permette di sorridere mentre lo dico, di Mencucci, che ha parlato della passata offerta di Radrizzani. Ecco, se devo valutare quel che è venuto fuori e le mie sensazioni, io mi auguro, un augurio di Natale che faccio a tutti, che da qualche parte ci sia un Radrizzani o similare che abbia voglia di investire sulla Salernitana. Bisogna adesso, ovviamente, no Ciro, capire quali imprenditori tra quelli che più o meno in queste ore si sono dichiarati, fatti avanti, fatti annunciare, e chi magari ancora nell'ombra possa avere la capacità, quantomeno, di avere una banca che gli garantisca questa fiducia, e di poi di essere subito operativo, di rilanciare il progetto, perché chiaramente qui si sta parlando di un progetto che almeno per i primi 5-6 mesi è naufragato, è fallito, sia dal punto di vista societario della gestione del trust, sia dal punto di vista tecnico, perché poi intanto si è giocato il campionato, non è che siccome la Salernitana era dentro un trust e doveva essere venduta, il campionato non valeva, cioè non, tutto quello che succedeva era vabbè, insomma, perché dobbiamo, no, si giocava, e più spesso si perdeva che non, più spesso si prendevano i gol che non, e insomma non è che proprio ai tifosi poi solo perché si stava in Serie A andasse tutto bene, o no Ciro? Ma che ti devo dire, in ogni caso noi sta Serie A ce la siamo intossicata, cioè, ma non tanto neanche per le sconfitte, perché una neopromossa le può perdere, cioè non è proprio per quello di cui stiamo parlando oggi, cioè noi oggi stiamo parlando del dubbio se tra 10 giorni la Salernitana esista ancora o meno. Oh, ma che è? Ma dopodiché una cosa mi sento di dire, cioè voglio dire, non l'avete venduta fino a mo in 10 giorni risolvete il problema? Secondo me ci pensate un poco troppo scemi. E allora, forse abbiamo Roberto Breda. Roberto, ci proviamo? Roberto? Mi sentite? Ecco, ti sentiamo bene. Buonasera. Roberto? E galleria di nuovo. Allora, insomma, ci sono degli amici da casa che fanno i nomi dei vari imprenditori, chi parla di Silvio, chi parla di questo gruppo in Plenia, chi, Giovanni ha ricordato anche insomma il tentativo dichiarato, confermato di Radrizzani in estate. Credi ancora a Radrizzani? Tu insomma
anche se magari io credo a tutti, io la buona fede per me si presume, no, i gentiluomini ancora presumono la buona fede. Io auspico che nei prossimi 10 giorni il problema si risolva, ma se il problema si risolve nei prossimi 10 giorni, scemo non sono. In che senso? Vuol dire che qualcuno nei precedenti 5 mesi e 20 giorni ha complicato cose che poi tanto complicate non erano. Perché le ha complicate? Qual era l'interesse recondito, visto che è stato messo su questo paraustiello del trust per facilitare una vendita affinché il fattore tempo non costituisse una, diciamo così, un elemento negativo per i disponenti? A me piace capire le cose, non è che io non esprimo nessun giudizio su nessuno. A me dà fastidio solo quando mi vanno pigliato fesso, ricavito. Cioè, questa è una cosa che mi scompa. Giovanni, tu ti senti un po', insomma, come dire, preso in giro oppure no, come dice Ciro? No, per gli eventi degli ultimi mesi, no. Veramente io mi sento preso in giro per gli eventi degli ultimi 7-8 anni. E voglio dire, cerchiamo di far agire, io non dico spesso. Ecco, un amico però ha dato una risposta a Ciro da casa. Lotito era sicuro di strappare la proroga, perciò non si vendeva. Ma che ne sappiamo? Ma sono supposizioni. I fatti sono che oggi i tifosi della Salernitana non sanno di che morte muoiono. È inaccettabile. Non si può fare. Certo. Sono chiacchiere, vuole portare via il vento. Non te la devi prendere con me. Io ti riporto quello che i tifosi da casa, gli amici da casa suggeriscono. Ma il problema sai cos'è? Che si sono fatte veramente tante chiacchiere. Ti dico un fatto, poi ti ho detto io voglio parlare di campo, non riesco mai a parlare di campo da quando... quest'anno, dico, insomma, fino ad ora è stato quasi impossibile. È bravissimo, quindi, però quando io parlo per esempio con i miei ragazzi, gli dico noi possiamo essere bravi fino a un certo punto, poi sarà sempre il campo a dirci se siamo stati bravi o meno. E lo stesso si riguarderà da certo. Qua al 31, noi possiamo fare chiacchiere fino a qui, fino al migliore imprenditore può dire che ha 100 milioni al 31, però ad oggi nessuno l'ha presa. Giovanni, al 31 si diranno le somme definitive, quindi Gravina 2 giorni fa ha detto scommettete con me, vi invito a cena, insomma, non per la cena, ma insomma diceva chi era lì, per me in 10 giorni si può vendere, questo si può vendere rimanda un po' a quello che dice Ciro, no? Cioè c'è tutto un sottinteso, un sottotesto dietro, no? Sotto. A parte che con la bontà della cucina di Salerno, senza offesa Gravina, lo portiamo a cena noi, non viceversa, indipendentemente da come vada a finire. Ha sparso sicurezza. Fondata, secondo te, insomma. Cioè, guarda, ma avendo elementi per poterlo fare. Non ho più ipotesi, nel senso che poi Gravina deve stare anche attento a caldeggiare una soluzione, ma capitemi bene, a non mostrarsi troppo innamorato di una soluzione piuttosto che un'altra, è un terreno minato. Io onestamente, che non ci prendo mai, no? Non ci ho preso con la deroga che davo per certa. E ci lasciamo con la mia scommessa che puntualmente perderò di una serenità esclusa dal campionato. Allora, da casa Antonio Totongi scrive: caro Nicola, tutto si racchiude in chi ha voluto a tutti i costi il trust. Ricordati chi parlava sempre del trust, di certo non era Lotito, ma un altro. E chi l'ha scritto? Un abbraccio a tutti voi e buon Natale, ricambiati gli auguri ad Antonio. Un altro amico dice la multiproprietà è iniziata a Salerno con Foggia, Salernitana, Bologna, insomma, poi Salernitana e Avellino, perché per un periodo Liberti a sua volta, insomma, trasformò una squadra nella no, cioè non ce ne vogliono, però insomma, l'Avellino prese Ammazza l'Orso e 7-8 calciatori della Salernitana, ricordo anche Mascara, insomma, e altri che andarono lì, quindi insomma, però erano anni in cui veniva, non so, tollerata. Insomma, anche la Liberti fu cacciata a calcio. Non dai tifosi della squadra interessata, ma nel palazzo, insomma, non era così mal vista dal palazzo, non dalla gente, chiaramente. No,
dal palazzo, perché io ricordo ci ha appena salutato, si dovrebbe ricordare pure lui. Ricordo i manichini impiccati al Dall'Ara. Ricordo alcune trasmissioni televisive in Irpinia con Aliberti, sì, dove non dico che dovete fuggire a gambe levate, ma quasi. I tempi sono diversi, ma anche le regole di ingaggio, le modalità sono diverse ed è inutile continuare, come ho detto prima, a guardare a quel che è stato. In Italia si fa così e tanto va sempre a finire in un certo modo. Qua c'erano delle regole che sono state completamente disattese, che lo sono tuttora. Ci sono modalità economiche completamente diverse da quelle del tempo. Basta. Allora, e la verità è che allora erano più ricevibili e i tifosi facevano la guerra. Adesso sono irricevibili e troppi tifosi hanno dormito. Questa è la verità. E ricordiamoci anche, per fare un altro caso importante, che Sensi, visto che nelle settimane scorse circolava il nome di Rosella Sensi, Sensi comprò il Palermo ad un certo punto. E quindi aveva la Roma, aveva il Palermo, c'erano dei giornali nazionali sportivi che titolavano Cassano va in prestito al Palermo. Cioè, non andò così. Però, insomma, quello non è che non fosse un esempio di multiproprietà. Certo. Quindi, insomma, era un'altra epoca, oggi doveva andare, come dice Giovanni, come dice Ciro, diversamente, bisognava avere un approccio diverso al problema da prima, a maggior ragione, quantomeno dalla metà della scorsa stagione in poi, in casa, a Granata, bisognava, quindi romana, Granata, vederlo un po' diversamente. Andiamo in pubblicità, poi ultima parte di Amici Granata, ultimo numero prenatalizio, anche ultimo numero del 2021, anche se stiamo pensando a una diretta non stop del 30 dicembre con tutti voi qui per capire il 31 che fine farà la Serena. Porto Firenze. I bambini però. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.